Il secondo genere della letteratura cortese è quello del romanzo cortese-cavalleresco che si sviluppa nella Francia del Nord a partire dal XII secolo. La parola romanzo, che deriva dal latino romanice loqui, parlare in lingua romanza, allude alla narrazione in volgare, in versi o in prosa, di avventure d'armi ed amori di prodi cavalieri. Il termine cortese, che ha origine da corte, cioè il castello feudale in cui vive il signore, fa riferimento a uno stile di vita fondato sulla raffinatezza, la generosità, la lealtà, l'eleganza dei costumi. Il romanzo cortese è piuttosto un'opera di imitazione che di invenzione, infatti la materia del romanzo cavalleresco è tratta principalmente da antiche leggende bretoni, risalenti cioè al patrimonio folclorico delle popolazioni celtiche della Francia e dell'Inghilterra. Esse si incentravano sulla figura di un mitico re britannico, Arthur o Artù, che sarebbe vissuto nel VI secolo d.C., insieme col sovrano, intorno alla tavola rotonda, cioè su un piede di parità, si ritrovavano vari cavalieri, Lancillotto, Ivano, Galvano, Perceval, che dalla corte partivano in cerca di avventure per farvi ritorno periodicamente. Su ognuno di questi è incentrato un racconto che rientra nell'intera saga. Le leggende più celebri sono le storie di Re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda, le avventure della ricerca del Santo Graal, il calice in cui avrebbe bevuto Cristo durante l'ultima cena, e i racconti di Tristano e Isotta, di cui esistevano molte versioni. Questo corpo di leggende costituisce, come si è detto, la cosiddetta materia di Bretagna o materia bretone. Nonostante l'ambientazione feudale, oltre che per i temi che approfondiremo in seguito, i romanzi cortesi si differenziano notevolmente dalle canzoni di gesta per due motivi fondamentali. Il primo, il pubblico non è quello popolare delle piazze e dei mercati che ascoltava le chanson dalla voce dei giullari, bensì quello elitario e raffinato delle corti feudali, che o ascoltava la semplice recitazione oppure leggeva individualmente i testi. Il secondo motivo, gli autori dei romanzi cavallereschi sono in genere chierici colti. Si tratta di uomini di cultura che appartenevano in genere al clero, di cui il nome chierici, uomini di chiesa, i quali vivono nelle corti feudali sotto la protezione di grandi signori e scrivono per compiacerne i gusti. Tra questi spicca la figura di Chrétien de Troyes, attivo nella seconda metà del XII secolo. Si tratta dell'autore più importante della Francia del Nord, considerato il maggiore poeta medievale prima di Dante. Con il suo nome si sono conservati 5 romanzi del ciclo dei Cavalieri della Tavola Rotonda, i più noti dei quali sono Lancillotto o il Cavaliere della Carretta e Perceval o il Racconto del Graal.